Eccoci alla ripresa del prestigioso torneo del martedì, dove Alberto Spiriti ha appena sbagliato la direzione di tiro. Invece di tirare verso i birilli, ha tirato verso gli spettatori. Annaggia il capodosto. E va bene, siamo alla terza partita. Nigro ha fatto vedere tutto il suo cattivo carattere fino ad ora. Famoso tiro alla reverse. Alla reverse. Poi ti chiamate a me che gioco del backup. Non lo so, il capitano ride nervosamente avendo sbagliato tutta la tattica e gran parte della strategia. Non credo proprio. Questo è importante, eh? Sì! Gianluca Galiccia ha detto non ce posso crede. Esatto. Non so io e mio fratello. Puntare. Puntare. Lui, punto. Alberto Spiriti ha messo una magliettina della collezione Pierre Cardin, primavera estate 1969. Ma vogliamo notare il look degli avversari? Il look degli avversari? Spero che non mi mandano sulla sedia elettrica. C'è un gruppo internazionale che ha chiesto la grazia per me. Nota tifosa della Lazio. Non credo. Presidente è disperato da queste disperato. Due squadre, veramente. Desperados. Grande Fernand alla ripresa autunnale. Un grande ritorno. Ben tornato anche a te, ben trovato. Con i giovani e le patatine fritte, non toccarlo con la mano destra che sennò te la cionchiamo. Un piccolo segreto dei giocatori di bowling, mai mangiare con la destra se sei destro. La Paola Petrossi in grande spolvero, è diventata una sicurezza. Siena che si lamenta. Si lamenterà dei compagni, visto i compagni che c'ha. Abbiamo spinta noi di qua. Ci deve essere uno sbaglio al tabellone perché Stefano Oddi ha 5 strike. Si è incantata la X. Martino sorveglia le sue squadre, si è sbagliato crema, si è messo l'auto abbronzante invece del doposole. Questi sono 2 mesi di sofferenza per voi. Sono 2 mesi di sofferenza per noi. E per noi pensionati, se curiamo per voi. No, loro pensionati. Io l'unico vantaggio è che non sarò mai un pensionato. La grande di Pirro alle tastiere, vediamo che combina. Bello. È meglio non inquadrarla. Ah Patrizia, se me lo chiudi rimango. Te lo garantisco. Ecco, allora eccomi. La chiusura di un 7-10 femminile è successo solo nel 48 a Chicago. E si scoprì che quasi chiuso. Penso se quel birillino quasi chiuso. ci facevamo ricchi davvero? Una volta nella vita via Edere dappertutto, in continuazione dappertutto. Ciao.
qui che si dice? Mille tre, mille sei, un po' sbilanciata. Faccio la guardia di qua. Sarà Enrico Maddaloni che ti ha picchiato? Canevari molto sistematico, molto molto sistematico Enrico, tutti spero. Altre squadre, Team Gulliver. Tirato Pompili. L'Alitalia Group. Mario Assanti con stile classico, che fa? Split. Fa uno split classico. Split classico. Come quando uno prende l'uno pieno. Mario Assanti fa parte dell'Alitalia solo perché ogni volta gli danno il foglio di via si nasconde nella stiva, quando lo vogliono rimpatriare. Vediamo se per caso mai lo chiudesse. Ah! Ha fatto rete, no. Un tiro originale! Un tiro originale! Bravo! Che devo venire là? C'era un 7 e 10, ma non c'è perso. Ma di lì? C'è come? E la sfida l'hanno mandato via, ma stiamo lì lì, qui si piglia tè e pasticcini probabilmente. E rapidamente andiamo a vedere Caliccia che si sta scontrando contro il Tosto. Toni Nigro. Sì. Pardon? Che farà? Si sfoga con le creature. E 202 204. Ah Gianlu, sei in vantaggio praticamente. No. Come no? No, stiamo pari. State pari, vai a fare il tuo dovere e basta. Non tocca a me. Tra poco dico, fai il tuo dovere. Ma no, c'è una cura.